cos'hai da dire? Anch'io ho frequentato questo istituto nell'indirizzo RIM e mi sono diplomata quest'anno a giugno. Avevo scelto questo istituto perché intendevo formarmi nel diritto e nelle relazioni internazionali e infatti il mio sogno è quello di diventare ambasciatrice. L'economia in questo indirizzo riguarda i mercati esteri, però per me è stata un'esperienza magnifica più che altro per le attività extracurriculari, quali gare nazionali, in particolare la gara RIM, oppure anche uscite didattiche, visite aziendale e progetti sui diritti umani. Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing. Diritto e Relazioni Internazionali. Si studiano gli organismi sovranazionali, le relazioni estere e i contratti di scambio internazionale. Economia aziendale e geopolitica. Si studia l'azienda orientata al mercato estero attraverso scambi comunitari e import-export, oltre a delocalizzazioni. Lingue straniere. Si studiano l'inglese, la seconda lingua tra spagnolo, tedesco, francese e dal terzo anno una di queste, con l'aggiunta del cinese. Si apprende la microlingua e contenuti specifici coerenti con il percorso di economia internazionale, privilegiando l'espressione comunicativa. Quindi adesso, dopo il diploma, cosa hai pensato di fare? Cosa stai facendo? Quest'anno mi sono iscritta a giurisprudenza all'Università di Padova e poi, per non perdere comunque le lingue, mi sono iscritta anche a un corso di tedesco e un corso di cinese, una lingua bellissima.